certi posti. Un possibile utilizzo davvero creativo è quello di un artista umbro che ha trasformato le balle di rifiuti in opere d'arte, opere che fanno pensare. Portano ad una profonda riflessione che porta alla riduzione dei rifiuti. Noi oggi abbiamo un impellente bisogno di ridurre la produzione di rifiuti, oltre che pensare come smaltire questi rifiuti. In una tua installazione questa cosa è stata messa di fronte alle persone in una maniera piuttosto scioccante. Beh sì, nel paese in cui vivo, Umberti de Perugia, ho tolto nella notte tutte le presse di fieno rotonde alle quali siamo abituati quotidianamente a passeggiarci e ho messo tutte le presse di plastica. Quindi al risveglio i cittadini hanno trovato una non splendida sorpresa. Un modo per far capire che il rifiuto lo produciamo e quindi ci rimane. Certo, cioè ogni persona produce rifiuti, quindi è in obbligo poi dopo uno smaltimento di questi rifiuti.